Anche per il 2014 in prefettura si è siglato l'accordo Mille Occhi sulle città. Si tratta di un accordo sulla sicurezza al quale hanno preso parte, oltre al prefetto, anche le forze dell'ordine locali, gli istituti di vigilanza e i sindaci di Pesaro, Fano e Urbino. Il protocollo è stato rinnovato come un'esigenza sentita sia da parte nostra, parlo delle forze di polizia e del tavolo del Comitato della Sicurezza Pubblica, ma soprattutto degli enti locali, perché in effetti l'utilizzo negli anni passati di questo protocollo ha portato sicuramente positivi risultati. Positivi risultati si sono avuti soprattutto attraverso quelle informazioni che sono pervenute nello scambio di informazioni tra le sale operative degli istituti di vigilanza e delle forze di polizia, che ci ha consentito di avere una conoscenza molto più dettagliata del territorio e delle difficoltà del territorio. Ecco perché Mille Occhi. Quindi è un contributo questo di Mille Occhi che non si rivolge esclusivamente all'attività stricto senso di istituti di vigilanza, ma è un modo per acquisire informazioni maggiori, conoscere meglio il territorio, rimodulare i sistemi di sicurezza, rimodulare l'attività degli enti locali di salvaguardia del territorio. Molto importante, secondo il prefetto, il monitoraggio costante delle aree urbane attraverso l'installazione di nuove videocamere. Per questo arriva un secondo appello agli amministratori locali. Finora si è dimostrato un sistema altamente, non tanto qualificato, ma utile questo della videosorveglianza. Ecco perché nel comitato scorso io ho proposto questo sogno, le mura virtuali. Cioè sarebbero un sistema implementato di videosorveglianza anche più dettagliata da consentire di conoscere gli accessi in città e le uscite dalla città, soprattutto dei mezzi sospetti, perché questo sistema di sorveglianza dovrebbe essere collegato con la banca dati della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e anche dell'ACI, che sostanzialmente ci danno la contezza delle auto sospette, auto rubate, addirittura si potrebbe arrivare a pensare anche alle auto senza assicurazione. Naturalmente ciò impone dei sacrifici economici agli enti locali, ma io ho notato, per Pesaro parlo, una grande disponibilità e anche ho visto che sono stati già finanziati un po' di risorse e spero che nel 2014 questo progetto possa avere un avvio e cominciare a mettere un pezzo di mura sulle vie principali.